fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione. Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Da 40 anni la BCC di Acquara ha un unico obiettivo: fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Rocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campagna, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio. La Troncotecna, per rinnovo attività, organizza la corsa al metà prezzo. Dal 1 dicembre sconto progressivo di un 5% al giorno, fino ad arrivare al 10 dicembre al 50% di sconto su tutto l'imponente assortimento merceologico a magazzino. Sconto valido fino a fine anno o esaurimento scorte. Quest'anno il regalo di Natale alla Troncotecna ti costa la metà. Troncotecna di Troncone Michele, Piazza Vittorio Emanuele, Vallo della Lucania. Telefono 0974 75 24 2. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Caldo Pellet, la qualità che riscalda la tua vita. Legna a 12 euro al quintale consegnata in comodi bancali, fornitura di legna per camini e stufe, fornitura di legna per pizzerie. Caldo Pellet distribuisce anche pellet di alta qualità. Caldo Pellet lo trovi ad Agropoli, telefono 0974 82 20 13. La BCC dei Comuni Cilentani, insieme ad AGEA per l'agricoltura. Da oggi puoi richiedere prima i fondi della politica agricola comune per la tua impresa, grazie al nuovo prodotto di anticipo in conto contributi PAC. Richiederlo è semplice. Compila il modulo sul sistema informativo AGEA e presenta la domanda in filiale. Il contributo è annuale e scade il 30 luglio. Chiama subito. Con noi i frutti arrivano in anticipo. A Villa Trentova il pranzo di Natale. Antipasto, insalata di seppie, polipo e calamari, spiedino dorato del golfo, affumicati di tonno, pesce spada e baccalà, salmone alici marinati con verdure alla griglia. Primo, risotto ai sapori del mare. Secondo, frittura mista del pescatore dorata con farina di mais, con contorno di insalata verde. Dolce, pandorino artigianale. Bibite e vino inclusi. 30 euro a persona. Info e prenotazioni 0974 82 93 82. Elysium è il centro polifunzionale che stavi cercando. Piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Tutte le attività sono situate in un ambiente di nuova costruzione, moderno e pulito, dotato di ampi e comodi spazi. Elysium è un'esperienza completa per tutti gli appassionati di sport e benessere.
Centro Polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it, telefono 0974 177 3200. Elysium, il tuo centro benessere. Da 40 anni l'eccellenza cilentana è rappresentata dai prodotti M. Greco, vastissima scelta di prodotti dolciari lavorati esclusivamente nel laboratorio artigianale di Montecorice con cioccolato di elevata qualità. M. Greco rende il Natale più magico e delizioso con i famosi fichi secchi, fichi mandorlati, fichi ripieni e fichi secchi sciroppati. Tantissime novità come lo zenzero al cioccolato, il coquadro, le gocce, le castagne morbide senza buccia, cantuccini ai fichi e tanti altri prodotti tutti da gustare. Vieni a visitare i punti vendita ad Agropoli in via Piave, a Montecorice in via Assunta, frazione Fornelli, telefono 0974 96 40 47. M. Greco da 40 anni, la qualità innanzitutto. Buonasera, benvenuti gentili telespettatori di Cilento Channel, siamo in diretta qui dal villaggio incantato di Agropoli in compagnia del presidente dell'associazione che ha organizzato questo magnifico, bellissimo villaggio dedicato a Natale, un villaggio davvero ricco di luci, un'illuminazione eccellente con tante novità in tutti i sensi, però vi spiegherà meglio il presidente Barbara Maurano. Ci sono anche due vallette nostre amiche affezionate del villaggio che poi ci daranno, insomma, faranno delle osservazioni su questo nuovo diciamo così centro di divertimento per il cartellone natalizio agropolese. Allora, Barbara, il villaggio incantato è partito da un'associazione che ha per titolo? Allora, l'associazione si chiama Associazione Ercola. Il villaggio incantato invece è pensato per gli adulti, ma soprattutto per i bambini. Potete trovare questo spazio che si chiama La Scatola Magica, in cui come oggi daremo vita agli eventi che ruotano intorno al villaggio. Oggi ci sarà Giovanna Voria che parlerà un po' delle ricette natalizie. E poi c'è la casa di Babbo Natale, che è il centro di questo villaggio, dove i bimbi conoscono il vero Babbo Natale. Noi abbiamo il vero Babbo Natale ad Agropoli. E ci sono poi i mercatini, quindi con i prodotti tipici insomma, del Cilento. Abbiamo pensato un po' a tutto, ai grandi, ai piccini, e soprattutto abbiamo pensato che nel Natale ci sia bisogno di un luogo di aggregazione. Piazza della Repubblica ben si prestava l'aggregazione natalizia qui ad Agropoli. Perfetto, come vedete abbiamo una installazione scenografica carinissima, vedete, questo è il logo del Christmas Cooking Show con Giovanna Voria, che è appena arrivata, ma noi ci siamo collegati in anteprima per farvi attendere questo evento, quindi non andate via. Grazie Barbara, sentiamo adesso l'opinione, scusa che ti passo davanti, l'opinione di queste due ragazze di Agropoli, giusto? Sì. Allora, sei? Alessia. Alessia? Giulia. E Giulia. Giulia e Alessia, venite ancora più verso di me, così l'inquadratura, la magica regia di André Giaccio vi inquadra alla perfezione. Un'opinione su questo villaggio incantato, una novità assoluta, a mio modo di vedere, in tutto il Cilento, giusto, sì, Barbara? È il primo del Cilento questo. Allora, che cosa ne pensi? Ti piace? Sì. In particolare cosa ti piace di più? Le luci, la casa di Babbo Natale, questa sala che si chiama la Scatola Magica, insomma dimmi un po'. Le luci. Le luci, benissimo. Invece tu sei? Giulia, le luci comunque. Vi siete messe d'accordo? No. E come trascorrete il Natale? Raccontateci, il cenone lo fate in casa o andate fuori? In casa. In casa. E scommetto che cucinate pure qualcosina di sfizioso, o ancora non sapete cucinare? No. No. Le crepe. Le crepe, benissimo. Grazie ragazze. C'è una signora di Sapri. Una che... Penso che
abbia fatto nascere anche me, quindi credo sia... Forse anche me, infatti mi diceva prima dietro le quinte, Gianni chiedi magari a mamma, e allora facciamola vedere perché è possibile, signora, grazie ragazze, grazie per la partecipazione, signora venga. Parliamo un poco di questo Natale. Io ti ringrazio, ma comunque sono semplicemente di passaggio per portare il cagnolino a spasso. Noi l'abbiamo... ho apprezzato moltissimo tutta l'organizzazione, insomma mi piace come è stato organizzato. Beh, ma d'altra parte siamo in un paese, non è che siamo a Salerno, ci dobbiamo pure accontentare. Però io... sono tempi duri, già è molto che l'amministrazione diciamo, ci ha dato tutta questa bella soddisfazione. Però io adesso ci tengo a farle salutare qualche amico di Sapri, perché lei è originaria di Sapri e noi abbiamo anche la redazione, i ragazzi che ci fanno da collaboratori da Sapri verso... Sì, ma io ho i parenti a Sapri, qui non tengo nessuno, i Noviello e i Marina. Qui. E poi? Voglia, questi sono. Ho i cugini, ho i figli dei cugini, i nipoti, eccetera. Non è che ci vado molto perché ormai sono in pianta stabile ad Agropolo da 45 anni. Noi le facciamo i complimenti. Grazie. E la ringraziamo. Grazie. Per essere stata con noi. Auguri a tutti. Grazie, un bel augurio di Natale anche per la dottoressa. Ciao. Il nome? Te lo ricordi? Linda, la signora Linda. La signora Linda, quindi mamma, se sei all'ascolto... Quando verrò a cena, a pranzo da te, mi confermerai o meno... Ah, ecco. Allora, mi confermerai o meno se la signora Linda ha contribuito a farmi nascere e venire alla luce. E a Cilento-Ciano. Dobbiamo salutare Barbara, però ci tengo molto a tuo papà. Tuo papà, grande... Grande professore Costabile Maurano, noi ti vogliamo sempre bene anche se non ci vediamo da tempo. Però vi guarda, è sudato che vi guarda, quindi l'affetto è reciproco. Bene, allora che cosa dire? Giovanna Voria si sta preparando nell'attesa di allestire questo bel tavolo e assistere a una puntata del cooking show che non è... La prima, mi fanno cenno di no, non ho capito perché, Barbara, magari se ti informi così poi mi vieni, ecco, ci saluta momentaneamente ma sarà qui con noi tra pochissimo. Perché abbiamo fatto questo collegamento? Per dirvi che tra poco qui nella scatola magica, nel frattempo è arrivato anche Aldo Olivieri, un organizzatore che lo invito a venire qui, volevo... farvi capire che questo è lo sfondo e tra poco Giovanna Voria si esibirà nel Christmas Cooking Show. Aldo! Che piacere, che onore, mamma, avere Gianni al mio fianco e avere soprattutto Cilento Channel qui nel villaggio. Piacere è reciproco, lo sai, noi per le attività che tu metti sempre in moto nella città di Agropoli siamo sempre pronti per appoggiarti perché... riteniamo che Agropoli ha bisogno di idee, ha bisogno di giovani attivi e lui è uno di questi, insomma, insieme a tutto il suo gruppo, come tanti altri giovani organizzano poi altre manifestazioni. Dicevo, siamo qui perché tra pochissimo, per chi non lo sapesse, inizierà il cooking show di Giovanna Voria. Nel dettaglio, Aldo, tu che sei l'organizzatore, vuoi dare una chicca ai nostri telespettatori? Assolutamente, all'interno di questa scatola magica, la piccola casetta della cultura, abbiamo pensato di lanciare varie iniziative. L'altro giorno abbiamo fatto la presentazione di un libro di Catena, con Catena Fiorello, poi ci sono eventi musicali, ci sono tombolate nel villaggio e questa sera c'è un nuovo format che è appunto il Christmas Cooking Show. Ovviamente non poteva mancare né Cilento Channel né Giovanna Voria, che con i suoi ingredienti e con le sue perle di saggezza invita a tutti quanti e ci spiega un po' quelli che sono gli ingredienti natalizi, no? Quindi questa è stata l'idea e speriamo che la gente gradisce. Poi magari ci telefonate anche in diretta perché abbiamo insomma un numero di telefono, potete interagire con noi e ci dite quello che pensate su questa iniziativa. Ricordiamo le altre due date del cooking show, oltre a stasera saremo di nuovo con voi in diretta quando? Il 22 dicembre e il 24 dicembre.
24? Cenone, mi suona strano questo. Controlliamo subito. Aldo, naturalmente nella sua testa ha tanti dati e quindi secondo me si sono accavallati. Vediamo. Ok, è il 20. 28, 28, eccoci. Ecco, abbiamo rettificato. Questa sera con noi abbiamo anche il piacere di avere Raffaella Giaccio, pensate, la direttrice del TG di Cilento Channel. Io sono sempre il jolly della situazione, ho detto vabbè Aldo vengo anch'io, mi piace quest'area natalizia, questa festività, quindi insomma ci tengo tantissimo a stare con voi, a stare sempre in onda. Dicono che sono egocentrico, sì è vero. Facciamoci due risate. Prima facevano segno, vediamo Barbara se arriva con delle informazioni più vi lascio. Grazie Aldo, ci vediamo sicuramente prestissimo. Allora, sentiamo quei gestacci che arrivavano dal backstage, cosa significano, Barbara? Dobbiamo preparare il tavolo, perché Giovanna Mori ha portato proprio il dolce e ci parlerà del dolce che ha preparato. Le prossime volte ci farà vedere la preparazione, quindi dobbiamo preparare... Dobbiamo svignare. Sì, sì, dobbiamo un attimo togliere questo e mettere tutto ciò che ha portato Giovanna Moria, che ha un aspetto molto molto piacevole. Benissimo, allora non lasciate questo canale, rimanete in contatto, dopo la pubblicità c'è Giovanna Voria che vi farà vedere delle squisitezze. A tra poco. Esiste un posto dove fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione. Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Da Ache e Lizzalù è tutto pronto per le occasioni di Natale. Vieni ad indossare i nostri abiti esclusivi per eventi più glamour e i momenti più casual. Ache e Lizzalù è abbigliamento divertente, classico, frizzante e di tendenza. L'associazione Insieme per Giungatelle, con il patrocinio del Comune di Montecorice, organizza la prima edizione dei Mercatini di Natale. Il 16 e il 17 dicembre, dalle ore 11 fino alle ore 22.30, in piazza Domenico Franciulli a Giungatelle, nel Comune di Montecorice. Nel corso delle giornate potrete gustare piatti tipici natalizi cilentani, ammirare l'artigianato locale, ascoltare musica e tante sorprese. Per info 333 27 27 938. Facebook Associazione Insieme per Giungatelle. Non tutte le lenti sono uguali, ecco perché Focus Point fa la differenza. Focus Point propone solo lenti di alta qualità, Essilor, Zeiss, Hoya e Rodenstock, esperti ottici al servizio dei loro clienti. Occhiali certificati e garantiti, griff delle migliori marche, riparazioni occhiali, pronta consegna occhiali da vista e da sole graduati, topografia corneale, centro applicazioni lenti a contatto, controllo gratuito della vista. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno, telefono 0974 82 80 49.
Situato a Tor Chiara con un panorama mozzafiato a 5 minuti da Agropoli, il ristorante La Tana di Costanza vi invita ad assaporare i piatti della dieta mediterranea. Le pietanze sono cucinate secondo le antiche tradizioni con prodotti raccolti direttamente dalla terra del Cilento per assicurarvi la genuinità. La Tana di Costanza è disponibile per cerimonie, compleanni, eventi. Venite ad assaporare i piatti della Tana di Costanza, il ristorante della dieta mediterranea. Via San Berardino, Giovanni Battista Riccio, Tor Chiara, telefono 339 57 97 47 3, Facebook La Tana di Costanza. Pranzo di Natale, antipasto salumi cilentani, bocconcini di bufala, pizza cilentana, zuppa di verdure e legumi, verdure e sott'olio. Primo piatto, cavatelli con funghi porcini e salsiccia o cavatelli al sugo. Secondo piatto, pollo di sossato e ripieno al forno, patate al forno e insalata mista, dolci natalizi, frutta, 25 euro. Bevande incluse, menù bambini, 10 euro. Prenotazione obbligatoria. Mi sento come Cappuccetto Rosso, una favola! Siete pronti per un Natale di risate? Il 22 dicembre presso il Pala Cilento di Tor Chiara alle ore 21 arriva Enzo Salvi. Dice tirare ancora! E ancora Fabian Groot, Francesco Arienzo, Mariano D'Angelo e Dino Bacco. Costo del biglietto 10 euro. Servizio navetta gratuito e i bambini al di sotto dei 10 anni non pagano. Un Natale di risate, il 22 dicembre al Pala Cilento di Tor Chiara. Presentano Sergio Vessicchio ed Enza Ruggiero, organizzazione ESRN Management. Prevendite presso Bar Hercules, Bar Zanzibar Agropoli e Pala Cilento di Tor Chiara da lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20. Per informazioni e prenotazioni 333 93 75 181. Cilento Channel, grazie. Anch'io gioco alla tombola di Cilento Channel. Anche io gioco alla tombola di Cilento Channel. Anche noi giochiamo alla tombola di Cilento Channel. Anch'io gioco alla tombola di Cilento Channel. Anche io gioco nella tombola di Cilento Channel. Anche io gioco alla tombola di Cilento Channel. Fondata negli anni 70, l'azienda Santo Mauro è da sempre punto di riferimento nel settore dell'edilizia, della ceramica, dell'arredamento e dell'arredo bagno. Ottimo rapporto qualità-prezzo, ampia scelta, consulenza professionale personalizzata, insieme a disponibilità e competenza, sono i punti di forza che hanno reso negli anni l'azienda Santo Mauro leader nel settore, rappresentando la scelta vincente per permettere a chi lo sogna di arredare e vivere al meglio la propria casa. Natura e Frutta di Giuseppe Di Matteo è il negozio che porta in tavola tutti i giorni frutta e verdura fresca, perché è attento alla qualità e amico della natura. Vasta offerta di prodotti di stagione, privi di residui chimici, buoni da gustare e disponibili a prezzi convenienti. Natura e Frutta è anche rivenditore autorizzato Butangas e Ultragas con fornitura di bombole GPL per uso domestico nel rispetto delle normative europee sulla sicurezza e l'affidabilità. Inoltre le bombole sono consegnate a domicilio. Natura e Frutta di Giuseppe Di Matteo, via Europa 41, telefono 0974 82 31 89. Gioia, fraternità, amore sono le emozioni di Natale al Borgo.
La Proloco Castellabate quest'anno vi aspetta il 26, 29, 30 dicembre alle ore 18:30 nel centro storico di Castellabate. Rappresentazioni teatrali, tradizioni, sapori di un tempo che rivivono nel caratteristico borgo più bello d'Italia. Natale al Borgo. 26, 29, 30 dicembre, Castellabate. Natale al Borgo, l'appuntamento natalizio più atteso. Piave 52, ho un appuntamento con il mio benessere. Per il tuo benessere psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Piani nutrizionali personalizzati, DNA e dieta, valutazione, composizione corporea, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, via Piave 52, Agropoli, telefono 338 57 11 713, Facebook studio nutrizione e benessere. Il dottor Ricci riceve anche presso il centro medico Santissimi Pietro e Paolo ad Agropoli e al centro diagnostica Cilentina a San Marco di Castellabate. Gioca a tombola in diretta con Cilento Channel e MD e vinci tantissimi buoni spesa. Compra la cartella a soli 5 euro presso i punti vendita MD o nei punti convenzionati e gioca da casa per 15 volte con noi. La tombola di Cilento Channel, in diretta dal 2 dicembre e tutti i giorni pari. Per informazioni contattaci al 349 66 18 667. La tombola di Cilento Channel. Ed eccoci qua, passeggiando all'interno del villaggio incantato, mi sono soffermato in una delle casette allestite con tante squisitezze. Abbiamo gli struffoli, come vedete dall'inquadratura di André Giaccio, poi abbiamo le nocciole o le mandorle al cioccolato, ho sbagliato? Le scorzette di ecco, arancia. Vedete, chi se ne intende mi suggerisce le scorzette d'arancia al cioccolato, i fichi, vediamo un po', i fichi del Cilento, vero? Sì. I fichi del Cilento, guardate quanto sono belli, anche la confezione è carinissima e noi ne andiamo orgogliosi sui fichi del Cilento, ci conoscono un po' da tutto il mondo. Ci sono qui poi una serie di confezioni natalizie davvero gustose, appetitose, diciamo, per modo di dire, insomma, per farvi capire. E nello stesso tempo ci sono anche i cantucci ai fichi, hai visto? Ho imparato a leggere. Cantucci ai fichi, e poi ci sono, suggeriscimi, i taralli cilentani con la cioccolata e i confettini. Madonna, che bontà, signori! Naturalmente, noi in attesa di avere Giovanna Voria, abbiamo visitato questa casetta di Natale che fa parte di un'azienda di Montecori, ce lo vogliamo dire? La pasticceria La Sfoglia d'Oro.
la pasticceria, la Sfoglia d'Oro. Guardate quanto è carina, hanno addobbato davvero questa casetta con tanti prodotti interessanti e io quindi vi invito a visitare non solo questa casetta ma anche tutte le altre che sono qui all'interno del Villaggio Incantato e con la mia amica vi facciamo gli auguri, anzi gli auguri li fa lei perché io avrò tempo poi in televisione di salutarvi. Invece la nostra amica fa gli auguri a chi? Auguri a tutti. Molto stringato. Allora, pubblicità, un minuto, massimo due, poi Raffaella Giaccio e Giovanna Voria con voi. Esiste un posto dove fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione. Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Da 40 anni la BCC di Acquara ha un unico obiettivo, fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una... delle nostre filiali a San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio. La Troncotecna, per rinnovo attività, organizza la corsa al metà prezzo. Dal 1 dicembre sconto progressivo di un 5% al giorno, fino ad arrivare al 10 dicembre al 50% di sconto su tutto l'imponente assortimento merceologico a magazzino. Sconto valido fino a fine anno o esaurimento scorte. Quest'anno il regalo di Natale alla Troncotecna ti costa la metà. Troncotecna di Troncone Michele. Piazza Vittorio Emanuele, Vallo della Lucania. Telefono 0974 75 24 2. Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi. Caldo Pellet, la qualità che riscalda la tua vita. Legna a 12 euro al quintale consegnata in comodi bancali, fornitura di legna per camini e stufe, fornitura di legna per pizzerie. Caldo Pellet distribuisce anche pellet di alta qualità. Caldo Pellet lo trovi ad Agropoli, telefono 0974 82 20 13. La BCC dei Comuni Cilentani, insieme ad AGEA per l'agricoltura. Da oggi puoi richiedere prima i fondi della politica agricola comune per la tua impresa, grazie al nuovo prodotto di anticipo in conto contributi PAC. Richiederlo è semplice, compila il modulo sul sistema informativo AGEA e presenta la domanda in filiale. Il contributo è annuale e scade il 30 luglio. Chiama subito, con noi i frutti arrivano in anticipo. A Villa Trentova il pranzo di Natale. Antipasto, insalata di seppie, polipo e calamari, spiedino dorato del golfo, affumicati di tonno, pesce spada e baccalà, salmone alici marinati con verdure alla griglia,
Primo, risotto ai sapori del mare. Secondo, frittura mista del pescatore dorata con farina di mais, con contorno di insalata verde. Dolce, parte 4, 82, 93, 82. Elysium è il centro polifunzionale che stavi cercando. Piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Tutte le attività sono situate in un ambiente di nuova costruzione, moderno e pulito, dotato di ampi e comodi spazi. Elysium è un'esperienza completa per tutti gli appassionati di sport e benessere. Centro Polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it, telefono 0974 177 3200. Elysium, il tuo centro benessere. Da 40 anni l'eccellenza cilentana è rappresentata dai prodotti M. Greco, vastissima scelta di prodotti dolciari lavorati esclusivamente nel laboratorio artigianale di Montecorice con cioccolato di elevata qualità. M. Greco rende il Natale più magico e delizioso con i famosi fichi secchi, fichi mandorlati, fichi ripieni e fichi secchi sciroppati. Tantissime novità come lo zenzero al cioccolato, il coquadro, le gocce, le castagne morbide senza buccia, cantuccini ai fichi e tanti altri prodotti tutti da gustare. Vieni a visitare i punti vendita ad Agropoli in via Piave, a Montecorice in via Assunta, frazione Fornelli, telefono 0974 96 40 47. M. Greco da 40 anni, la qualità innanzitutto. Bentrovati cari telespettatori, siamo nuovamente in diretta televisiva dalla scatola magica del villaggio incantato della città di Agropoli e questa volta siamo in diretta con la mitica Giovanna Voria. Bentrovata Giovanna. Bentrovata a te, a tutto lo staff e tutti i nostri amici che ci seguono. Benissimo, allora con Giovanna, ecco, questa sera vi presenteremo un po' quali sono i dolci tipici del Natale del Cilento. Voi sapete che Giovanna è una rinomata chef a 5 stelle. Ma quando mai? No, è così, è bravissima, ha girato il mondo, tutti quanti la conoscono e quindi noi siamo curiosi di sapere quali sono le ricette che Giovanna Voria durante, ecco, le festività natalizie in cucina prepara con le sue sapienti mani. Allora Giovanna, iniziamo subito a dare qualche consiglio ai nostri telespettatori, alle brave mamme di famiglia che in questo periodo, ecco, sono intente a preparare i piatti tipici per il Natale, i dolci da regalare, i fichi al cioccolato, insomma, le castagnelle. Le castagnelle. Il prodotto tipico del Natale che tutti vorrebbero sulla propria tavola. Allora, che cosa hai portato qui? Allora, nella scatola magica del villaggio incantato? Prima di arrivare alla scatola magica, noi siamo cilentani, quindi il Cilento è ricco di storia, è ricco di tradizioni che, ahimè, con la modernizzazione si è un po', abbiamo un po' perso, perché tutte le donne impegnate, sì. Però dico a tutte le donne almeno qualcosina come segno. Io ricordo mia mamma e mia nonna, dicono: oh, qualsiasi cosa succede per tradizione si deve fare. Quindi che cosa si fa? Si iniziava dall'Immacolata con le zeppole di patate, poi si faceva la vigilia addirittura la zeppola col miele, quella lievitata che si adagiava sul rosmarino, le nocche, che sarebbero le chiacchiere però girate a nocca, e dolci, gli scauratielli, che è il dolce che ci rappresenta meglio e che non faremo mancare nelle prossime dirette del Christmas Cookie Show qui all'interno della scatola magica. Bene. Quindi mi raccomando, perdete le prossime dirette, perché ce lo ha promesso Giovanna, che tra l'altro è impegnatissima, viene proprio da un impegno poco fa, è giunta qui ad Agropoli
per realizzare questa diretta e svelare un po' di segreti a tutte voi che siete a casa, ma anche a tutti voi che siete a casa, mi riferisco anche ai maschietti, perché sai, negli ultimi tempi anche gli uomini, ecco, devo dire, si sono davvero dati da fare. Raffaella, soprattutto gli uomini adesso si avvicinano alla cucina, alle mio tradizioni. Mio marito no, però, peccato. Perché sa che ci sei tu, è probabile. Quindi il fatto delle tradizioni sono fondamentali. Poi si facevano le girandole o le rosole, come le vogliamo chiamare, dove si intreccia la pasta e nel momento in cui cresce diventa quasi come un fiore, come una rosa. E poi il miele è fondamentale nei dolci di Natale, gli struffoli, che parliamo dopo, i dolci di mandorle, di nocciola, di ricotta e poi quelle di castagna. Io addirittura faccio anche quelli di ceci. Buonissimi. Perché al posto della castagna sostituiamo il cece, tutto avviene tale e quale. Parliamo giusto un attimo, un'idea delle bottotelle che in ogni zona vengono chiamati con nomi diversi. Infatti è vero, lucerne, castagnelle, imbuttetelle, quanti altri nomi ci sono? Pastorelle, castagnaccio, di più. Addirittura una volta abbiamo fatto una sorta di censimento, sono usciti oltre 20 nomi solo nella nostra zona. Bello, quindi, quindi cioè, vuol dire che c'è una storia. Ogni prodotto che noi facciamo è legato al luogo, a ciò che si produce in quel luogo. Quindi, che ne so, nelle zone di castagno c'è più la presenza della castagna, nelle zone di mandorlo. Quindi ogni zona è legata a un prodotto. Sì. Quindi noi oggi parliamo solo di dolci, poi magari in una prossima intervento parleremo più dei piatti proprio di Natale. Certo. Che la notte di Natale, il 24, si metteva il cippo, o cipparo diciamo noi, si metteva al fuoco e quindi si iniziava questa... le nonne innanzitutto, le mamme, i bambini, quindi tutti erano coinvolti, tutta la famiglia, era una sorta di festa. Quindi rifacciamolo per favore. Infatti. Per questi bambini che ahimè perdono tradizioni, perdono storia e la nostra cultura, quella ci appartiene. Giovanna, a questo punto mi piacerebbe, ecco, tirare fuori dal passato un ricordo di Giovanna Voria quando era piccina. Tu ti sei appassionata alla cucina, ti sei appassionata ai piatti tipici del Cilento proprio perché vivevi questi piatti e queste usanze all'interno della tua famiglia. Ma quando è nato tutto? Allora, non è nato mai, perché è stato un continuo. Era già dentro di te. No, è stato un continuo, perché tu, avendo due nonni in casa, la mamma, le sorelle che a 10 anni si cucinava già in casa, si faceva già tutto. Quindi era una sorta di storia normale. Non è che è iniziata, che è scoppiato qualcosa o è successo qualcosa. Quindi era naturale. Io ricordo che a 10 anni andavo, mi avviavo prima dai campi, facevo il sughetto sul fuoco, facevo i cavatelli, in mezz'ora arrivavano i miei tutti quanti e cominciavamo a 10 anni. Quindi era la ragazzina cilentana a 9-10 anni già faceva tutto. Quindi io, vedendo le mie nonne e mia mamma, diventava naturale fare il fusillo, il cavatello, il dolce. Il bello era che ne so, si preparava prima, dice, allora 2 giorni prima si preparano le castagne, si lessano, tutti che le sbucciavamo, le pulivamo, mica c'erano i master chef, i robot anche che ci danno, quindi, una mano oggigiorno. Quindi addirittura quella ruvidità diventava particolarità. Certo. Perché vuol dire che dentro tu trovavi il pezzetto di castagna ed era addirittura una cosa in più che oggi non trovi, perché trovi tutto creme, sembra tutto uguale. Però magari lo possiamo ritrovare appunto nelle famiglie tradizionali di un tempo che ancora portano avanti queste tradizioni, che noi questa sera infatti spingiamo per far sì, insomma, che i prodotti tipici di un tempo, i sapori di un tempo possano restare all'interno delle nostre famiglie, delle nostre tradizioni, perché non c'è niente di più buono e di più bello, insomma, di condividere, ecco, un dolce fatto con le proprie mani. Devono restare le tradizioni, perché se perdiamo quelle abbiamo perso parte di noi e abbiamo perso la nostra storia. E poiché le nuove generazioni corrono, sicuramente non resterà quel legame, non resterà un ponte che ci... ma addirittura ognuno va per la sua strada. Sembrano piccole cose, però ritrovarsi a Natale
Ognuno ritorna magari per quella giornata, per mangiare, che ne so, io ho mia figlia fuori, dice mamma non hai fatto i dolcetti con le mandorle, non hai fatto quelle con le nocciole, quindi vuol dire che si ricorda anche se vive fuori, quindi è un po' per tutti così, eh. Bene Giovanna, allora quindi cominciamo ad addentrarci insomma nella ricetta di Giovanna Voria, che ha portato qui all'interno della scatola magica, vedo in questo piattino. Io ho portato una cosa semplice che è alla portata di tutti, poi come dicevamo prima, sia lo struffolo e sia le castagnelle o come le vogliamo chiamare, ogni zona cambia, dove chi ci mette la base è sempre la castagna. Lessata addirittura deve essere secca, non deve essere quella fresca. Ah, quindi non deve essere fresca? Eh sì, perché contiene più acqua e quindi normalmente noi lessiccavamo, si infornavano addirittura e poi si pelano con l'acqua bollente e si lessano. Quanto tempo devono stare in acqua? A cuocere sì. un'oretta e qualcosa, dopodiché si passano e si aggiunge cioccolato fondente, se si vuole del cacao, si metteva, e io continuo a metterlo, un po' di caffè, vaniglia, la grattata di tutti gli agrumi, almeno 4-5, quindi dal mandarino, limone, arancio, cedro e arancia selvatica, perché dà quella fragranza in più. Poi io mettevo anche, mia nonna ricordo che metteva un po' di stecca di vaniglia e un poco di cannella, appena appena. Addirittura sbriciolavamo gli amaretti una volta. Oggi è molto più semplice il dolce, le pastorelle o il castagnaccio o le castagnelle, come le vogliamo chiamare. Sai, le castagnelle sono il mio dolce preferito e ogni tanto mi diverto a realizzarle. Però quindi devo dire che sì, devo dire che anche io metto il caffè perché mi piace tanto. Il retrogusto del caffè all'interno del cioccolato, la castagna, insomma, e il mandarino in particolare, insomma, è un connubio perfetto. Quindi, e quello poi in realtà dipende dalla sfoglia. La sfoglia puoi fare dei decori veri e propri. Noi stasera abbiamo fatto una cosa proprio semplicissima, però creando una sfoglia sottile, che gli diamo la ricetta, dai, io faccio 6 anche uova. Perché lei non fa una sfoglia tradizionale, no, fa una sfoglia particolare. Quindi mi raccomando, prendete foglio e penna, perché questa qui non la troverete su internet. È vero Giovanna, proprio per questa occasione, ecco, la svela ai telespettatori e mi raccomando, fatene insomma tesoro. Solo i miei ricettari, se no normalmente non si trova. Allora, 1 chilo di farina, 6 uova, 2 cucchiai di zucchero, 2 di sugna preferibilmente, giusto l'essenziale, proprio quel tanto, perché evitiamo grassi, evitiamo zuccheri e cerchiamo di evitare anche tutti i prodotti raffinati, anche le farine. In questo caso la dobbiamo usare, ma ne usiamo poca. E facendo una sfoglia più sottile abbiamo meno pasta, diciamo, sì, esterna. Farina 00 e vino o bianco frizzando o spumando, quanto ne serve per rendere un impasto omogeneo. La sfoglia sottilissima, se facciamo la macchinetta almeno a 5, se non 6, e gli lasciamo, noi stasera abbiamo fatto una cosa più semplice, però gli lasciamo un poco di bordo esterno che lo andiamo a arricciare come meglio crediamo. Escono veramente dei ricami. Lo addobbiamo a festa in questo senso. Brava. E questo che siamo a Natale. Era il compito destinato alle nonne e ai bambini, perché le mamme facevano le parti più sostanziose e noi invece decoravamo. Quindi il fatto che tu mi chiedevi prima, dici, come è nata? È nata strada facendo, perché ogni volta io che facevo l'imprenditrice ho detto ciao, vi lascio e me ne torno, perché era, vuol dire che qualcosa era rimasto, certo, ogni giorno a vivere un'atmosfera del genere, perché è vero che tornavi dai campi, è vero che lavoravi tanto, però c'era questa convivialità anche nel creare un dolce, anche nel creare un piatto, e quindi tutti facevamo parte di questo. E poi si stava in armonia, c'era insomma l'amore, l'affetto, la sinergia tra i familiari, il calore della casa, il camino, gli odori che oggigiorno purtroppo non ritroviamo più in casa. È vero. Giovanna, allora, oltre alle castagnelle... Lo struffolo. Allora, lo struffolo tanti sanno che è napoletano prevalentemente, ma è stato fatto anche sempre qua. Cambiano le ricette, cambiano il modo di presentarlo. Io personalmente utilizzo la mandorla e utilizzo la nocciola. Quindi, e soprattutto i mieli, miscelo i mieli. Quindi è fondamentale lo struffolo nostro, che cambia totalmente.
addirittura noi lo facciamo nel piatto, dove gli creiamo questa sorta di corona, ed è, deve essere presentato il giorno di Natale a fine pasto, a fine pranzo di Natale. Ai ai ai. Dopo tutto. Perché dopo una grande, insomma, mangiata a Natale, sappiamo che si cucinano tantissime prelibatezze, arrivare poi al termine di questo con pranzo ricco con lo struffolo, insomma, non è un grande sacrificio secondo me, perché alla fine tutti i commensali gradiscono i dolci, soprattutto se tradizionali. Ma no, Raffaella, basta iniziare l'antipasto, invece di fare quegli antipasti esagerati, grassi, si inizia con una bella erba selvatica, con qualche polpettino in brodo. Brava. Adesso che mi hai incuriosito, ascoltiamo un attimino da Giovanna Voria che cos'è che prepara lei a Natale. Dai, facci un po' deve il menù. Immancabilmente deve essere presente la cicoria con sto brodo di carne sgrassato, naturalmente, con le polpettine. Era una ricetta antichissima e che per me è come prima ancora dell'antipasto. Deve essere presentato perché, ripeto, è la storia nostra che continua. E soprattutto è piacevole, perché poi alla fine la cicoria è un'erba spontanea, è sgrassato e quindi non ti crea nessun problema. Invece se andiamo a mettere fritti su cosa, no. Appesantiamo un po' il tutto. Poi io preferisco una sorta, non è un tortellino, un ravioletto piccolo, che lo faccio in brodo. Quindi questo ci deve essere per forza. Guardate, solo a sentire Giovanna che racconta questi piatti con una semplicità e una dolcezza fa venire fame. Poi a quest'ora, complimenti Giovanna, perché ogni qualvolta io ti intervisto davvero mi immergo in una magia culinaria che solo tu, ecco, sai raccontare. E perché se piace a me, automaticamente te lo faccio piacere anche a te, lo trasmetto. No, sei brava, infatti, perché riesci a trasmettere le tue emozioni, perché lei ogni qualvolta parla, ecco, di un prodotto gastronomico, lo fa davvero con l'amore di una donna che ha dedicato la sua vita alla cucina, quindi questo veramente è vero. Lo dobbiamo dire. E sottolineare alla nostra terra, alla nostra amata terra, assolutamente, il Cilento. E quindi Raffaella, in realtà qualcuno usa il, quindi stavamo dicendo, questa miscela almeno di 3-4 sì. mieli, la pasta, io non metto niente nella pasta dello struffolo perché la lievitazione non va bene, l'essere troppo diciamo. E poi c'è il miele, quindi c'è il miele, quindi, quindi è semplice. L'unica cosa, noi usiamo questa mandorla e questa nocciola che deve esserci presente nello struffolo. Impreziosisce lo struffolo. Quindi ogni tanto quando ti viene che mentre mangi lo struffolo diventa simpatico invece di essere. E quindi vabbè, sì, normalmente gli ingredienti quali sono, Giovanna? Farina, abbiamo detto? Allora, per lo struffolo? Sì, per lo struffolo. Allora, per lo struffolo è farina, io in questo caso addirittura miscelo anche un poco di farina, però può essere fatta sempre lo 00 oppure un po' di 00 e 0. Metto un bicchiere di olio, in base per un chilo di farina, un bicchiere d'olio extravergine di oliva, giusto lo stesso 2 cucchiaiate di zucchero, e un po' di olio d'oliva all'interno, come abbiamo detto. In realtà l'unica cosa, sta il segreto a lasciarla riposare più tempo, più passaggi. Ecco, questo non lo so. Io ad esempio ho impastato il panettone, sono 4 giorni che rimpasto. Oggi che da bello, così il panettone è diventato così. Ho detto, madonna, che bello. Quanti giorni ci vuole per far lievitare almeno il panettone? Almeno 4 giorni, almeno, se vuoi fare una cosa. Ma lo fai semplice oppure c'è qualche chicca di Giovanna Voria all'interno? No, c'è un po' di scorzette di agrumi caramellate, quindi saltate. Fatte sempre da te, sempre ovviamente. Fatte sempre da me, sì. E poi vabbè, l'uva passa che la nostra. Queste cose così. Che buono. Allora, quindi in realtà noi andiamo semplicemente a preparare. Abbiamo la bottetella, quindi una è con la castagna, l'altra è con i ceci. Quindi la farina di ceci. Noi giusto? In realtà la farina, no, il ceci è proprio all'interno. Ah. Quindi un po' di ceci all'interno. Io perché ho portato due tipi di. Questo è uno struffolo normale. Questo è lo struffolo piccolissimo fatto con la farina di grano duro. Facciamolo vedere anche ai nostri telespettatori. Infatti c'è una differenza di grandezza. Cambia, quindi io ve l'ho portati proprio per farvi vedere la differenza. E qui ci vuole anche tanta pazienza, perché bisogna tagliarle una certa misura. Addirittura poi c'è quello più grande, c'erano più gradazioni, però vabbè, era un po' troppo. Poi qua abbiamo il fico bianco del Cilento.
Eh sì, abbiamo anche il figo bianco del Cilento, però io ci terrei anche a sottolineare che Giovanna non fa mai mancare sulla sua tavola i legumi. Guardate come ha addobbato per bene questa tavola, ecco, mettendo in risalto anche i legumi che fanno parte del Cilento. Le sfere nostre di Natale riempite delle nostre eccellenze. Certo, c'è anche addirittura la loro. Abbiamo il riso, che è un legame col nord, perché mia mamma era una mondina e quindi partiva da qua e andava al nord e portava il riso in giù. E quindi io... avendo la fortuna di avere amici che hanno il riso integrale, totale, invece di vederlo... E non possono mancare i ceci, ovviamente, sul tavolo di Giovanna Boria. Che raccontiamo il cece nero e il cece di Cicerale, che è un presidio slow food, che però il 31 di dicembre, nell'antica Grecia, si mangiava il cece, perché era il simbolo dell'oro e della ricchezza. Poi è arrivata la lenticchia con lo zambone, infatti, che era un marketing, e ci ha tolto il potere. Vabbè, io allora, continuo a cucinarli. Infatti, magari qualche telespettatore cucinerà per il 31 dicembre, non si sa mai, anziché la lenticchia, il cece. No, possiamo fare tutte e due che abbondiamo. Entrambi, infatti. Giovanna, su questa tavola ricca c'è anche un frutto molto particolare, di colore a me rosso. Molto caro. Infatti, che sta bene, insomma, con il periodo della festività natalizia. Raccontaci un po' di questo frutto. Io ho portato solo questo, ma penso che io in questi giorni con mia sorella e mia nipote ne abbiamo raccolti 4 cassette. Dove si trovano questi frutti? Si trovano nella macchia mediterranea, nella fascia oltre il mare, quindi prima della montagna, quindi nella fascia collinare. Il Cilento è ricchissimo. Nel Medio Oriente è un frutto così prelibato, dove il miele, che è amarognolo poi, viene usato per condire le carni, perché loro hanno il montone, hanno l'abbacchio. Sono carni un po' dure, decise, di sapore. No? Sì, più decise, e quindi lo smorzano. Io invece mi presto a fare gelatine, confetture, dolcetti, perché no, riempire con la marmellata, la confettura fatta di corbezzolo, e poi ci facciamo altro che corbezzoliamo. O no, non corbezzoliamo. dobbiamo anche il nostro piatto natalizio della scatola rossa magica del Villaggio Incantato, ecco, per l'occasione, con questo meraviglioso frutto rosso. Non che ci è il dimentichiamo corbezzolo. Che il corbezzolo rappresenta l'Italia, la nostra bandiera. Dove mettiamo uno qua. Allora, dove... Lei è molto precisa anche nella realizzazione della scenografia del piatto. Allora, dove è un sempreverde, quindi abbiamo le foglie tutto l'anno. In questo periodo, fino a fine dicembre, abbiamo le bacche rosse, che è il frutto infatti pronto. Infatti si raccoglie quindi in questo periodo. Che è il frutto pronto, però c'ha già i fiori per le bacche dell'anno prossimo. Ah, che bello. Quindi abbiamo, chi ha la fortuna di vedere un corbezzolo, diceva Angelo Vassallo, mi ricordo, non ho mai visto un bosco di corbezzoli così grandi. Lì a Corbella c'è tanto, bellissimo, un bosco intero. E nel periodo della fioritura è uno spettacolo vedere il verde, il rosso e il bianco. Che bello. Dobbiamo venire con le telecamere di Cilento Channel per immortalare questo paesaggio incantato, direi. Incantato, ecco, anche perché si colora appunto di verde, di rosso, e quindi è anche a tema con il Natale. Giovanna, quindi possiamo fare una promessa ai nostri telespettatori, magari preparare la prossima volta anche qualcosa con la marmellata di corbezzolo. Di corbezzolo, e come no? Allora, noi la marmellata di corbezzolo è quella più rognosa che esiste, perché oltre a pulire, andarli a raccogliere... Eh sì, che sono la prima cosa. È la prima cosa. E poi il problema serio è la passarli, quindi vanno cotti prima, poi vanno passati più volte, perché questa parte esterna qua c'è dei semini così piccoli che li rendono complicati. Nel senso che ti scappano. Quindi trovarli dentro è antipaticissimo. Sì. Allora vanno fatti tanti di quei passaggi fino all'ultima trama sottilissima. Ad esempio, com'è questo colino? Passano i semi. Quindi tu devi fare un passaggio mano a mano, e per fare 10 barattoli ci vuole forse una giornata, quindi ecco, credo è proprio però una chicca. Questa marmellata è davvero preziosa, è veramente preziosa, quindi... e si offre agli amici cari o alle persone care o ai parenti cari. Però noi che siamo nel Cilento, a Milano il corbezzolo lo comprano a 25 euro al chilo. Mamma mia.
Quindi cerchiamo di recuperare il mirto, il corbezzolo. Fra poco il mirto è pronto, in questi giorni è pronto. Quindi noi stiamo raccogliendo mirto perché si può trasformare. Che cosa ci fa infatti col mirto? Mi è incuriosito. Il mirto, a parte il liquore, certo, sì. La Sardegna ne ha più meno di noi, noi ne abbiamo di più. Quindi io faccio le bacche sciroppate, le bacche essiccate, in salamoia, le foglie vengono essiccate e vengono aggiunte alle carni, alle patate, al pesce. Si può utilizzare anche dal punto di vista dolciario il mirto? Sì, sciroppato, sì. Sciroppato, sciroppato sì, okay. Sì, si può fare la gelatina, si può fare la confettura, certo, ce ne vuole tanto per farne sempre un po', certo. Però voglio dire, sì, ecco, lo usiamo solo a Natale. Si faceva un tempo poi, anche magari con i piatti. È vero. Le cose più belle venivano conservate solo per Natale. E c'è anche più gusto magari, insomma, a riscoprire il sapore una volta, poi, no? Sì, una volta all'anno per un piatto prelibato. È vero. Dal sapore unico, come potrebbe essere appunto la marmellata di corbezzolo oppure la marmellata di mirto. Giovanna, tu sei anche brava con i fichi, ma come li prepari questi fichi? Dai, prima di chiudere questa diretta. I fichi li preparo in 20 modi, quindi ne diciamo solo qualcuno. Sì, so che lei è un'appassionata, infatti cioè, le sue varianti per quanto riguarda i fichi del Cilento sono davvero strepitose. Tu guarda le mie dita. Sì. Perché io monnavo fichi da piccola sotto le piante di fico, quindi il latte, mica c'erano i guanti, quindi il latte ci deformava. Allora... Il fico, innanzitutto, la storia, questo che noi conosciamo qua è il fico al cioccolato, quindi riempito con la mandorla all'interno, chi mette l'arancia, chi mette il limone, però diciamo va riempito e poi va glassato. Dopodiché, eccolo io qua. Lo mostro alle telecamere, perché certo. Così anche da casa possono ammirare questa bontà. Il fico non deve mancare sulla tavola di Natale, assolutamente si prepara proprio in questo periodo. Quindi poi l'altra cosa è l'impaccata cilentana, magari la prossima volta lo portiamo, sì. Lo facciamo vedere. Impaccata cilentana, dove ci va la noce, ci va l'arancia e il finocchietto selvatico, deve esserci, certo, rigorosamente del Cilento, a settembre, conservato con cura per fare i fichi, e viene impaccata a due. È messa la foglia di alloro tra uno e l'altro, uno per la fragranza, il profumo, e l'altro che lo preservava dagli attacchi di parassiti. Certo. Quindi prima mica... certo, non avevamo tutti questi prodotti. No, ma fortunatamente che si utilizzano... nemmeno oggi li usiamo, fortunatamente, perché sennò... In questo caso no, infatti, fortunatamente abbiamo mantenuto un po' la tradizione, ecco. In questo caso, meno male. Poi c'è il fico al cioccolato sciroppato, poi c'è il fico al vino sciroppato, c'è la confettura di fichi, quella fresca e quella essiccata col cioccolato, che altro che Nutella. Ma che bontà, Giovanna! Fico, nocciole e cioccolato. Con l'arrivo buoni. Degli americani arrivò questo famoso cioccolato, che per noi era una cosa, dice, ma che è sta cosa? Io ti devo raccontare questo piccolo particolare. Certo, certo. Mia nonna Giovanna, era quella che gestiva i fichi. Gestiva i fichi, lo dico spesso pure a Carmela. Facciamo un saluto alla mitica Carmela, ecco, che ha accompagnato Giovanna questa sera. Magari nelle prossime dirette la faremo, insomma, interagire anche certo. Con il nostro salotto. Benissimo. Allora, nonna Giovanna, che successe? Che era conservava in questa cassa di fichi con l'alloro, come dicevamo prima, digestiva la cassa dei fichi, quindi tu ne avevi avuto una manciata ieri, dove sta 3-4 giorni senza fichi. Preziosissimi erano i fichi. Era lei a ricordarsi chi l'aveva avuto, quindi noi mangiavamo anche pane e fichi, che poi ho fatto un pane di fichi. E quindi un giorno lei era arrivata sul fondo di questa casciolella e c'era sta manciata di fichi, aveva un po' di cioccolato con del vin cotto, iniziò gli aromi, iniziò... E fu la prima a decidere sta storia, perché il fico al cioccolato non esisteva prima. Dopo è stato fatto in questa versione, certo. Che è un'altra versione. Quella poi magari la porto e la facciamo vedere nel barattolo. Mm-hmm. Quindi è più cremosa, è più liquida, perché lei ci aggiungeva questo vincotto, questi aromi. E allora alla fine fu una prova. Fece questa sorta di fico, secondo me erano andati pure a male quei fichi, lei per recuperarli. Alla fine uscì fuori un piatto prelibato, perché come la cicciata se ne offriva un piatto ai vicini di casa, nonna offrì un piatto ai vicini e tutti dicono, ma dove l'ha cacciato questi fichi così? Quindi successivamente poi iniziarono le ingolletterie e si iniziò a fare il fico
nelle varie attività proprio dove veniva poi esportato. Mia mamma, mi ricordo, che in giù portava il riso, in su portava i ceci e a Natale mandava il pacco di fichi per i padroni del riso. Penso un po'. Tra l'altro è una tradizione che è rimasta, insomma, dalle nostre parti, perché magari chi è al nord e queste prelibatezze, insomma, mancano. Le può acquistare sia al supermercato, ma vi assicuro che non sono la stessa cosa. Ovviamente le famiglie, per star vicini ai propri familiari che non possono, ecco, raggiungerli nelle festività natalizie, fanno un bel pacco, e questo pacco veramente contiene l'oro. Infatti, quando io posto su Facebook le cose, Giovanni, guai a te, ci stai facendo morire, perché giustamente mi rendo conto che tante cose noi abbiamo la fortuna di averle e certo. Non ce ne rendiamo conto, ma chissà fuori gli mancano. Beh, chissà che noi con queste piccole rubrichette dedicate appunto alla cucina e ai prodotti, risvegliamo un po' le coscienze anche delle persone, dei telespettatori che ci stanno seguendo, che ci seguiranno e magari ritorneranno a realizzare dei piatti che un tempo, ecco, si facevano in cucina e che magari oggi per una questione di tempo e di impegni non si preparano più, ahimè. Però noi siamo sempre insomma positivi e speriamo che possa sempre spesso essere. Noi andiamo a fare le ricette di paesi che non ci appartengono in un'occasione di festa. No, nelle occasioni di festa, nelle feste bisogna fare i dolci che ci appartengono, poi in altre situazioni possiamo fare quello che vogliamo. Però questa storia della tradizione, se non la teniamo stretta, la perdiamo, e quindi facciamolo. Certo, noi non ci stancheremo di ripeterlo ogni volta. Davvero ti devo ringraziare per la tua presenza all'interno. Grazie a voi per il servizio che fate, perché attraverso questo schermo noi possiamo arrivare ovunque e portare il messaggio della nostra terra. È vero. Della nostra e della vostra terra, perché questa è una terra che appartiene a tutti, perché è la patria della dieta mediterranea e quindi appartiene a tutti. Il mangiare bene per vivere meglio, come diceva Ansel Kiss, è un'eredità per tutti. È vero Giovanna, hai perfettamente ragione, noi ne siamo consapevoli e siamo felici, ecco, di poter sposare queste iniziative per far arrivare all'interno delle case dei telespettatori di Cilento Channel, ma anche in diretta su Facebook, dove lì c'è un'ampia utenza anche internazionale, quindi ci possono vedere oltreoceano, certo, e quindi certo. Far conoscere un po' le nostre tradizioni, i fichi buoni del Cilento, insomma il miele, i frutti e quant'altro. Venite nel Cilento. Brava. E quindi l'invito appunto è di venire nel Cilento, di venire a visitare anche la città di Agropoli, dove questa sera siamo ospitati appunto nella scatola magica del villaggio incantato, un'iniziativa davvero molto molto carina, soprattutto per i più piccini. All'interno del villaggio incantato troverete anche la casa di Babbo Natale, quindi potrete scrivere le vostre letterine, cari bambini, a Babbo Natale, fare la foto con Babbo Natale, incontrarlo. Quindi mi raccomando, venite tutti al villaggio incantato. E poi troverete anche Giovanna Voria, mitica Giovanna Voria, io che sto qua sempre vi racconterà le storie della sua tradizione culinaria, quindi mi raccomando, non mancate per il prossimo appuntamento in diretta sempre qui da Piazza della Repubblica con Christmas Cookie Show. È arrivato un disturbatore, ecco mi mancava questa. Facciamoci al centro, il regista mi fa accenno che dobbiamo entrarci tutti, lui è molto grande rispetto a noi, quindi di conseguenza prende più spazio. Ecco. Dimmi che cosa ci vuoi dire. Ho avvertito che stavi chiudendo la diretta e giustamente io l'ho aperta e ci tenevo a salutare i telespettatori, ecco, che mi hanno sopportato. No, che ti hanno seguito con affetto. E quindi rinnovo l'appuntamento a tutti voi di seguire Giovanna Voria qui al Villaggio Incantato, che ringraziamo davvero con tanta cordialità. Grazie Raffaella anche a te che hai prestato la tua professionalità qui, al regista Andrei Giaccio. Grazie a te Gianni Petrizzo, grazie anche a tutti i ragazzi che sono all'interno del Villaggio Incantato, partendo che davvero lavorano tanto per dare, insomma, un diversivo, una novità, un qualcosa di bello alle famiglie, e quindi mi raccomando, sosteniamoli, perché davvero si impegnano per insomma far sì che ci possa essere tanta allegria e felicità all'interno della città di Agropoli.
Barbara Maurano, Aldo Olivieri, non ricordo tutti i nomi, perdonatemi, magari la prossima volta li scriverò e li leggerò uno per uno, lo giuro, lo faccio, però davvero di cuore li ringrazio per l'impegno profuso quest'anno, per questa iniziativa davvero lodevole. E ringraziamo anche il sindaco Adamo Coppola. Certo. Assolutamente sì, perché ha dato la possibilità, insomma, a questi ragazzi di poter realizzare un'iniziativa davvero interessante. Leggevo dei commenti anche su Facebook di mamme che hanno portato dei bambini all'interno del villaggio incantato e quindi nella casetta di Babbo Natale. I bambini sono rimasti davvero contenti e questa è la cosa, secondo me, migliore e più bella che si possa desiderare proprio nel periodo di Natale. Ma io posso concludere con lui ruba certo. Questa, che cos'è? È una buttatella detto proprio alla cilentana. Oh. Allora salutiamo Raffaella. Certo, a malincuore, perché insomma ci avevo preso gusto, mi piacerebbe insomma restare qui ancora più tempo, però mi rendo conto che i tempi televisivi, anche quelli di Giovanna Voria che ha ancora altri impegni, ecco, non sono disponibili, quindi noi ci rivedremo ad una prossima diretta sempre qui dal villaggio incantato con altre ricette, altri segreti della nostra brava Giovanna Voria e magari assaporando qualche altra prelibatezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao. Situato a Tor Chiara con un panorama mozzafiato a 5 minuti da Agropoli, il ristorante La Tana di Costanza vi invita ad assaporare i piatti della dieta mediterranea. Le pietanze sono cucinate secondo le antiche tradizioni con prodotti raccolti direttamente dalla terra del Cilento per assicurarvi la genuinità. La Tana di Costanza è disponibile per cerimonie, compleanni, eventi. Venite ad assaporare i piatti della Tana di Costanza, il ristorante della dieta mediterranea. Via San Berardino, Giovanni Battista Riccio, Tor Chiara, telefono 339 57 97 47 3, Facebook La Tana di Costanza. Pranzo di Natale, antipasto, salumi cilentani, bocconcini di bufala.